Ciao, sono Asia di Biflex. Oggi ti faccio vedere come utilizzare i termoadesivi della serie Flock. All'interno della confezione troverai un foglio di termoadesivo Flock e la scheda tecnica con le istruzioni di utilizzo e di lavaggio. I termoadesivi della serie Flock sono film dall'effetto velluto che risultano soffici e morbidi al tatto. Vediamo come applicarli. Facciamo aderire il termoadesivo sul tappetino con la parte lucida rivolta verso il basso. Impostare la grafica ricordandosi di impostare il taglio speculare. Inseriamo il termoadesivo nel plotter sempre con il liner rivolto verso il basso e procediamo con il taglio speculare della grafica. Una volta terminato il taglio, rimuoviamo il termoadesivo dal plotter e tagliamo con le forbici la parte interessata. Rimuoviamo le parti in eccesso. Se durante la fase di spellicolo un dettaglio si dovesse alzare, possiamo riposizionarlo grazie al liner adesivo. La grafica è pronta per essere applicata. L'applicazione sul capo può essere fatta utilizzando una pressa manuale oppure un ferro da stiro. È fondamentale seguire attentamente le indicazioni di tempo e temperatura specificate sulla scheda tecnica. Per ottenere un risultato ottimale con l'applicazione, assicurarsi di avere una base rigida su cui lavorare e un cuscino per la termopressa. Posizioniamo il capo sul cuscino per termopressa. Stiriamo il capo per levare eventuale umidità o pieghe. Posizioniamo il termoadesivo sul capo con il liner rivolto verso l'alto. Impostiamo la pressa secondo i tempi e la temperatura indicati sulla scheda tecnica. Pressiamo assicurandoci di pressare tutte le aree della grafica per il tempo indicato sulla scheda tecnica. Impostiamo il ferro da stiro secondo le temperature e i tempi indicati sulla scheda tecnica. Una cosa importante da tenere a mente quando si utilizza il ferro da stiro è di non utilizzare il vapore e di svuotare eventuale acqua presente nel serbatoio del ferro. I nostri termoadesivi non necessitano alcun film di protezione come teflon o carta da forno, ma per agevolare lo scorrimento del ferro, come in questo caso per una grafica grande, utilizzeremo la carta da forno. Pressare con movimenti circolari l'intera area della grafica assicurandosi che tutte le sue parti ricevano la pressata per il tempo indicato. Rimuovere il liner a freddo, quindi lo facciamo raffreddare completamente. Se durante questa fase si alza un dettaglio perché non è attaccato bene, possiamo riposizionare il liner sopra e ripetere la pressata in quel punto. Ecco qua la maglietta pronta per essere indossata. Consigliamo di attendere 12 ore prima del primo lavaggio e di seguire attentamente le indicazioni di lavaggio riportate sulla scheda tecnica. Se anche tu vuoi utilizzare questa grafica per le tue applicazioni, scarica il file in descrizione. Ciao!